Buon pomeriggio a tutte e a tutti. Siamo a Forum PA 2021, siamo al quarto giorno di Forum PA, sono le 14.30 e stiamo per cominciare un'interessante ora che passeremo insieme con alcuni relatori importanti che sono per mia fortuna e per mio onore di dire che sono miei amici anche, e possiamo raccontare un po' un'esperienza importante che si sta facendo in questo momento in Emilia-Romagna. Ringrazio la Regione Emilia-Romagna di aver voluto raccontare a Forum PA alcune delle sue esperienze importanti. Oggi è la quarta rubrica per la Regione Emilia-Romagna, e ringrazio anche di aver scelto me per fare da coordinatore per un'esperienza che conosco abbastanza bene e che ho sempre stimato. Come si chiama questo appuntamento di oggi? Si chiama Next Generation PA. Cioè Next Generation Europe, serve una nuova generazione per l'Europa, ma anche un'Europa che sia al passo della nuova generazione, cioè va vista in tutti e due i sensi, Next Generation Europe, ma serve sicuramente una nuova generazione della PA. Non per nulla noi lanciamo qualche tempo fa come Forum PA insieme al Forum Diseguaglianze e all'Associazione Movimenta, lanciamo un manifesto che si chiamava Rigenerare la PA. La PA ha bisogno di essere rigenerata, nel senso non che deve essere trasformata da capo, non abbiamo mai bisogno di riforme epocali che distruggono tutto e ricostruiscono su un greenfield, non siamo in un greenfield, ma abbiamo bisogno di rigenerare, cioè riportare al massimo della funzionalità un'amministrazione che per tante ragioni questa funzionalità non dico persa, ma certamente un po' affievolita, sia perché si è desertificata di persone, l'aggettivo non è mio, del ministro Brunetta, sia perché si è desertificata di competenze, soprattutto di competenze tecniche in questi anni, sia perché ha ridotto molto il turnover, quasi azzerato per tanti anni, ha ridotto la dinamica contrattuale che è ripresa da poco tempo, sia perché non ha investito in formazione, per cui abbiamo una formazione ancora molto, molto frammentaria nella pubblica amministrazione, sia perché spesso non ha adeguato i processi che erano senz'altro da cambiare radicalmente. Mano a mano che interveniva la rivoluzione e la trasformazione digitale, molto spesso non ha reingegnerizzato i processi, ma ha semplicemente digitalizzato l'esistente, rischiando quindi di rendere digitale l'inutile, che anche se è digitale, come dico sempre, rimane inutile, o di digitalizzare processi che possono essere, che sono obsoleti o che sono ridondanti, e i processi obsoleti e ridondanti rimangono obsoleti e ridondanti anche se li facciamo davanti al computer. Insomma, io non voglio avere un certificato facendomi la barba la mattina e dicendo adesso invece di andare all'ufficio pubblico me lo faccio da casa. Non voglio proprio fare il certificato, perché è possibile un'amministrazione diversa che non mi chieda ogni volta le cose, non me le chieda di persona, per fortuna, ma non me le chieda neanche attraverso il computer. Tutta questa premessa per dire che abbiamo bisogno di cambiamenti radicali. L'amministrazione regionale dell'Emilia-Romagna ha fatto un gigantesco processo di change management che ha coinvolto tutta la precedente legislatura e sta coinvolgendo questa in maniera molto, molto mirata, tra l'altro con una straordinaria focalizzazione. Direi che forse questa è la cosa più importante, focalizzandosi sugli obiettivi. In questo momento c'è un patto che si chiama Patto per il Lavoro e il Clima, che focalizza tutta l'attività dell'amministrazione regionale su questi due obiettivi: un lavoro buono, un lavoro adeguato per tutti, e nello stesso tempo lo sviluppo che sia sostenibile dal punto di vista ambientale. Questo è il contesto in cui si trova la presentazione di oggi, questo seminario di oggi, che ci accompagnerà per circa un'ora e che comincia dando la parola a Paolo Calvano, che è l'assessore al personale, al bilancio, alla riorganizzazione istituzionale, quindi hai delle deleghe, Paolo, molto, molto pesanti, molto inerenti a quello di cui stiamo dicendo, ma anche veramente una bella responsabilità. A te ti direi, che cosa significa immaginare e realizzare una PA che sia a misura di una next generation?
e di una Next Generation in Europa, perché poi la regione Emilia-Romagna si, si vanta, forse un po' esagerato, ma certamente si situa come una regione europea, non si situa solo come una regione italiana, ma come una regione europea, ha degli obiettivi e delle misure da regione europea. Cosa significa questo e quanto è importante che questo si traduca anche in una semplificazione della pubblica amministrazione? 10 minuti Paolo, poi ti ritorniamo nel secondo giro. Benissimo, buongiorno a tutti e grazie mille Presidente per averci coinvolto in queste iniziative che avete messo in campo in questi giorni. Entro subito nel merito della sua domanda e di quello che stiamo provando a fare in Emilia-Romagna per intercettare al meglio le opportunità che ci fornirà il PNRR. E insieme al PNRR anche tutta la strumentazione, la programmazione europea. Come lei diceva, noi abbiamo sottoscritto con tutte le organizzazioni di impresa, con le organizzazioni sindacali, le università, gli enti locali dell'Emilia Romagna, un patto per il lavoro e per il clima. Per noi aver sottoscritto quel patto non è solo un modo di fare, ma è un modo di essere. Cioè l'Emilia-Romagna è una regione che le cose importanti le fa insieme e cerca di far sì che tutti i soggetti, gli interlocutori, i portatori di interesse possano essere protagonisti e coinvolti adeguatamente nei processi di crescita, di sviluppo, di cambiamento dell'Emilia-Romagna. Quel patto per il lavoro e per il clima si pone diversi obiettivi e si dà anche degli strumenti per poter raggiungere quegli obiettivi. Uno degli strumenti che possiamo definire anche strategia trasversale è quella relativa ad esempio alla semplificazione. Il patto per il lavoro e per il clima e quindi anche l'attuazione poi del PNRR e di tutte le opportunità europee a nostro avviso si realizza anche mettendo in campo processi importanti di semplificazione della pubblica amministrazione. Processi che devono avere un duplice obiettivo. Da un lato agire sui procedimenti, dall'altro agire necessariamente sulle competenze, perché non si può fare semplificazione nella pubblica amministrazione se non si agisce e si investe sulle competenze. Venendo al tema dei procedimenti e dell'organizzazione, è inevitabile tenere in grande considerazione quello che può essere l'impatto della digitalizzazione e della trasformazione digitale della pubblica amministrazione. Il Covid ha avuto, nella tragedia che ha rappresentato, ha avuto il merito di indurci ad un'accelerazione nella trasformazione digitale degli enti locali e anche nei processi di digitalizzazione. Ci sono cose che probabilmente eravamo nelle condizioni di mettere in campo in termini di processi già prima del Covid, ma vuoi per ragioni organizzative, a volte anche per pigrizia della pubblica amministrazione o del management o della politica nella pubblica amministrazione, queste cose non sono state fatte. Il Covid ci ha indotto ad accelerare. Questa accelerazione oggi noi la dobbiamo mettere a sistema, deve diventare una costante della nuova pubblica amministrazione, della pubblica amministrazione che vuole intercettare le nuove opportunità, della pubblica amministrazione della Next Generation EU. Mi permetto di usare uno slogan facendo anche un gioco di parole. Io credo che se vogliamo digitalizzare, trasformare digitalmente la pubblica amministrazione, dobbiamo partire dal presupposto o dall'obiettivo di far sì che ci siano più file e meno file. Mi perdonerete il gioco di parole, però è in questo gioco di parole che si deve concentrare in un certo qual modo l'obiettivo di trasformazione digitale che noi abbiamo della PA. Questo passa inevitabilmente per una grande capacità della pubblica amministrazione nel suo insieme di mettere in campo politiche e procedure per una maggiore interoperabilità delle banche dati. Oggi la gestione dei dati è fondamentale e l'utilizzo adeguato di quei dati è altrettanto fondamentale sia per mettere in campo politiche rispondenti a quelli che sono gli obiettivi che ci si dà,
sia per mettere in campo strumenti predittivi in tutti i settori. Noi stiamo facendo una sperimentazione in tal senso anche sulla giustizia, per citare un caso e un'innovazione che vorremmo provare a mettere in campo, pur non essendo una nostra competenza diretta. Interoperabilità delle banche dati significa anche quello che lei, Presidente, diceva all'inizio, che se ho fornito i miei dati, io impresa, io cittadino, ho fornito i miei dati alla pubblica amministrazione, già una volta non si spiega perché glieli debba fornire continuamente ogni volta che entro in contatto con altri rami della pubblica amministrazione. Il principio e l'applicazione del principio del Hands Only Principle credo che sia per noi uno degli obiettivi che dobbiamo mettere in campo in tempi molto rapidi. Se ne parla da tanto tempo, probabilmente troppo, e quel principio passa ovviamente per l'interoperabilità delle banche dati. Semplificare e rendere tutto più accessibile non significa venir meno ai principi di legalità. A me è capitato da assessore qualcuno che mi dicesse: ma forse su questo tema, ad esempio, della richiesta del DURC alle imprese dovreste cambiare. Per me cambiare non significa non chiederglielo più. Per me cambiare significa avere la possibilità di un accesso diretto a quel DURC ogni qualvolta che lo si vuole fare, le condizioni di privacy lo consentono. Questo significa grande interoperabilità delle banche dati. Tornando a fare l'esempio del DURC, per essere molto concreti, noi abbiamo fatto un bando in cui hanno risposto 10.000 imprese. Per potergli dare i finanziamenti dovevamo acquisire il DURC. Se lo avessimo fatto in assenza di interoperabilità delle banche dati, avremmo dovuto controllare ognuno di quei DURC uno per uno. Grazie ad un accesso massivo che abbiamo potuto fare alla banca dati INPS, abbiamo abbattuto tempi necessari e le persone e il numero di risorse umane che sarebbero state necessarie per questo processo. Quindi capiamo bene come la semplificazione possa cambiare radicalmente anche la struttura della pubblica amministrazione. Poi per semplificare, per poter fare anche semplicemente alcune delle cose che ho indicato, che sono tra gli obiettivi dell'Emilia-Romagna, serve un grande investimento sulle competenze delle persone. E lo stesso DL semplificazioni, il DL 77, ci spinge in questa direzione. Lo dico perché, ad esempio, in termini di stazioni appaltanti, il DL 77, all'articolo 52, dice che le stazioni appaltanti per il PNRR possono essere o i comuni capoluogo, o le province, città metropolitane, le unioni dei comuni o le regioni. Quindi si saltano completamente i piccoli comuni, si dà ad esempio un ruolo a strutture come le unioni dei comuni o anche strutture sovraordinate rispetto ai comuni come le province. È chiaro che se a questi soggetti si dà un ruolo di stazione appaltante invece di altri soggetti, li si deve mettere nelle condizioni di dotarsi delle adeguate competenze. E quindi i vincoli assunzionali che oggi esistono sulle province piuttosto che sulle unioni, se vogliamo fare davvero semplificazione, vogliamo far sì che questi enti sovraordinati rispetto ai singoli comuni possano in un certo qual modo assumere quel ruolo che il DL 77 gli vuole dare, beh, bisogna che siano messi nelle condizioni di poter investire sulle competenze. Ci sono strumenti straordinari previsti nel DL 77, cioè di potersi dotare, diciamo così, anche a tempo determinato, di figure di alta professionalità per gestire il PNRR. Ma credo che il DL 77 sia anche l'occasione per mettere mano alle modalità assunzionali di alcuni enti locali. Lo si è fatto già per i comuni, penso che sia ora di farlo anche per le unioni e per le province. Sul tema delle competenze, mi permetto di sollevare un'altra questione che purtroppo si sta sviluppando e su cui dovremmo avere grande attenzione, cioè la difficoltà dei comuni più periferici di poter avere competenze a propria disposizione. Perché oggi siamo in una fase di concorsi in buona parte della pubblica amministrazione. Questo sta determinando un conflitto tra centro e periferia. Quindi tutti vogliono andare al centro, tutti vogliono venire a lavorare in regioni o in enti sovraordinati rispetto ai comuni più piccoli, e i comuni più piccoli si svuotano di competenze.
dal nostro punto di vista, come Regione Emilia-Romagna, su questo si può intervenire in diversi modi. Uno di questi è obiettivamente l'investimento in processi di riordino territoriale che facciano sì che i comuni più periferici, i comuni più piccoli, non siano lasciati da soli. Anche su questo l'Emilia-Romagna vorrebbe dare un contributo non solo di carattere emiliano-romagnolo, di carattere regionale, ma anche in un contesto più ampio di rilievo nazionale. Grazie a Paolo Calvano, che poi risentiremo in conclusione, quindi dopo aver fatto un po' di recap degli interventi anche degli altri colleghi. Adesso introduco con grande piacere Marcella Panucci. Marcella Panucci è il capo di gabinetto del ministro per la pubblica amministrazione Renato Brunetta. Ringrazio Marcella di essere qui oggi e sarei qui anche domani mattina a parlare di semplificazione in diretta alle 9:30, non ve la perdete perché è un convegno particolarmente interessante sarà. E, Marcella, abbiamo sentito Calvano, abbiamo sentito l'esperienza dell'Emilia-Romagna. A te chiederei come si contestualizza questa esperienza all'interno dello sforzo di governo per il PNRR e anche però se ci dai un accenno a come portate avanti questo grande cambiamento della pubblica amministrazione con un processo interistituzionale. Cioè sappiamo che l'innovazione non può essere solo top-down, come non può essere solo bottom-up. Io dico sempre che è un circuito, un cerchio l'innovazione, deve partire da un impulso di centro, ma poi deve essere ripresa dal territorio, deve essere riportata al centro, modificata e cambiata. Come funziona questo aspetto interistituzionale? Ma prima se ci contestualizzi un attimo all'interno del PNRR, le azioni di governo. Innanzitutto buongiorno, grazie mille per avermi invitata a Forum PA. Ho partecipato in passato in altra veste, ho sempre trovato di straordinaria importanza i contributi che vengono dal Forum PA, sia nella sede, diciamo, del convegno, dei vari convegni, ma anche poi a margine. Questo lo sto sperimentando anche come capo di gabinetto, grazie alla collaborazione che Carlo non manca mai di fornirci. Tu hai posto due temi. Uno, diciamo, riguarda l'esperienza della Regione Emilia-Romagna, che l'assessore Calvano ha ben raccontato, e che è un'esperienza. L'Emilia-Romagna, se vogliamo, più che una regione europea, sì, è vero, su molti versanti l'Emilia-Romagna è una regione quasi anticipatrice di tendenze che poi l'Italia sperimenta, e anche qui cito la mia precedente esperienza, lo è, diciamo, per quel che riguarda l'industria. L'innovazione lo è anche per quel che riguarda l'innovazione amministrativa. L'assessore Calvano ha toccato due punti chiave che riguardano anche il modo in cui noi interpreteremo le innovazioni previste dalla PNRR, il punto delle procedure, il punto delle competenze. Faccio un piccolo salto indietro e diciamo, parto da una spiegazione che sembrerà banale, ma non lo è il perché in passato tutte le riforme della pubblica amministrazione non hanno raggiunto gli effetti sperati. Nel giorno di apertura di Forum PA, tu hai citato il vostro studio, dove si sottolineava come il 76% degli italiani ha una percezione negativa della pubblica amministrazione contro una media del 51%. Eppure io penso che l'Italia sia tra i paesi che abbia più normato in materia di riforma della pubblica amministrazione, quindi c'è qualcosa che non ha funzionato. Io penso che quello che non ha funzionato è il fatto che le riforme abbiano privilegiato quasi esclusivamente il versante normativo. La riforma veniva approvata in Parlamento e poi però l'implementazione è sempre stata molto carente per varie ragioni. E questo ha anche creato un senso di insoddisfazione, di cattiva percezione che è acuito dall'annuncio della riforma, a cui poi, ahimè, seguono, diciamo, molto spesso non seguono azioni di impatto organizzativo. Il PNRR ci offre l'occasione di fare qualcosa di diverso, cioè di agire sul versante normativo, quindi andare a toccare le procedure, andare a toccare le regole che presiedono, ad esempio, il pubblico impiego. Però ci consente anche di agire sul versante organizzativo e per la prima volta nella storia degli ultimi decenni di farlo attraverso anche degli investimenti imponenti. Negli ultimi anni, nell'ultimo decennio, forse anche qualcosa di più, le riforme della pubblica amministrazione sono sempre state accompagnate e vissute come uno strumento di spending review, quindi di taglio di spesa. Questo ha portato ad una contrazione enorme del personale, in parte necessitata anche dal cambiamento organizzativo, in parte però necessitata soltanto da ragioni di contenimento della spesa.
E a questo deterioramento quantitativo del personale si è accompagnato, ahimè, anche un deterioramento qualitativo, nel senso di scarsi investimenti sulla formazione delle persone, quindi sulle competenze. Oggi rileviamo un enorme mismatch di competenze tra quello che il mercato, anche della pubblica amministrazione, richiede oggi e richiederà in futuro e quello che i dipendenti pubblici hanno come competenza propria. Un giorno l'anno di media di formazione a dipendente la dice lunga sull'investimento che il Paese ha fatto sulle competenze delle persone. Quindi il PNRR ci consente di invertire questo trend a partire dalle riforme. Il PNRR poggia su due pilastri, le riforme abilitanti e i progetti e gli investimenti. Due delle quattro riforme indicate riguardano direttamente o indirettamente la pubblica amministrazione, cioè la prima è proprio sulla pubblica amministrazione, la seconda sulla semplificazione, più volte citata dall'assessore Calvano, e poi ci sono quattro macro investimenti su progetti che riguardano la PA, che quotano circa 1 miliardo di euro, cui poi si aggiungono anche i fondi strutturali per circa altro 0,5 miliardo. 1,5 miliardi di euro sulla pubblica amministrazione, in aggiunta di oltre 11 che andranno sulla digitalizzazione, non si erano mai visti forse dai tempi del piano Marshall, quindi parliamo di risorse davvero molto rilevanti. Quindi il PNRR ci consente per la prima volta di agire in questo senso, e vi parlo con interventi di carattere normativo che io definirei minimali, perché è vero che il decreto semplificazione è un decreto corposo, ma va a toccare specificamente quei colli di bottiglia che determinano appesantimenti procedurali, e di questo però parleremo domani, quindi non sottraggo tempo al dibattito di oggi, ma soprattutto interviene con il decreto legge che, diciamo, viene da tutti definito reclutamento, e che in realtà è un decreto legge che affronta il grande tema della capacità amministrativa, sia attraverso interventi di carattere specifico finalizzati al reclutamento dei tecnici richiesti per attuare i progetti del PNRR, e qui noi prevediamo dei fast track per diverse categorie e tipologie di professionalità, ma soprattutto una norma che è stata poco forse commentata all'esterno, ma che contiene in luce degli elementi di straordinaria importanza innovativa, che è l'articolo 3, che riguarda alcuni aspetti importanti della gestione del lavoro pubblico, e riguarda in particolare la creazione, demandata alla contrattazione collettiva, di un'area a elevate professionalità che dovrebbe consentire non solo di attrarre le migliori professionalità dall'esterno alla pubblica amministrazione, consentendo di collocarle a un livello alto delle aree funzionariali, ma anche di consentire una progressione verso la dirigenza attraverso un'area dove appunto si valorizza questa elevata professionalità. L'abolizione dei tetti al salario accessorio, che poi andrà accompagnata successivamente da adeguati investimenti di carattere finanziario, e che vuole tornare a valorizzare, e dico tornare perché oggi tra i tetti e tra meccanismi di valutazione delle performance assolutamente piatti, la produttività del personale pubblico non viene adeguatamente né stimolata né valorizzata. E poi ci sono altri due elementi molto importanti che riguardano la mobilità verticale e la mobilità orizzontale, due richieste molto forti della Commissione Europea, ma di tutte le organizzazioni internazionali, incluso l'OCSE, che spingono l'Italia a prevedere dei percorsi di carriera più fluidi, che valorizzino le competenze e non solo le conoscenze, cosa tipica del nostro ordinamento del lavoro pubblico, e quindi scolleghino le progressioni di carriera, almeno per una quota dei funzionari pubblici, dal concorso pubblico. Questo vuol dire andare a prendere uno stock di persone con un certo valore attestato attraverso meccanismi seri di valutazione annuali, e sottoporli a degli assessment che vadano a guardare alle loro capacità gestionali, manageriali, relazionali, e non solo alle loro conoscenze tecniche, che sono la base fondamentale perché un pubblico funzionario e un dirigente possano ben esprimere le proprie potenzialità, ma che non bastano per far sì che la pubblica amministrazione sia gestita in maniera efficiente e risponda poi a un'esigenza di servizio che viene da cittadini e imprese. Accanto a questi abbiamo introdotto un meccanismo di mobilità orizzontale, e un meccanismo ancora iniziale, nel senso che ci sono dei paletti stringenti che sono necessari perché oggi le carenze di personale non rendono effettivamente possibile una piena mobilità, ma che vuole aprire la strada ad una competizione interna alla pubblica amministrazione
che debba essere svolta da quelle amministrazioni che hanno la capacità di meglio premiare, e non solo economicamente, ma in termini di valorizzazione, motivazione, capacità di formarne le risorse. Accanto a questo ci sono delle norme importanti sulla SNA, sul Formez, che devono diventare i pilastri attraverso i quali noi accompagniamo le amministrazioni nell'attuazione delle innovazioni previste dal recovery, e da ultimo, ma non per importanza, l'articolo 6 del decreto 80, che prevede un nuovo strumento, nuovo o meglio non aggiuntivo ma sostitutivo rispetto alla congerie di piani che esiste oggi, uno strumento nuovo di pianificazione e monitoraggio dell'attività di innovazione e trasformazione amministrativa che le amministrazioni compiono. Questo è volto da un lato a semplificare la marea di oneri che le amministrazioni hanno nei processi di pianificazione e soprattutto di rendicontazione di questa pianificazione, e soprattutto vuole costruire uno strumento che sia agevolmente accessibile anche da chi, come può essere l'amministrazione centrale, verso quelle locali, come possono essere i cittadini, hanno un interesse a verificare il buon andamento della nostra amministrazione. Un piano sicuramente molto ambizioso, che richiede, scusami, sforerò di un minuto, ma perché non voglio non rispondere alla tua seconda domanda, che è importante, che richiede una strettissima collaborazione multilivello, cioè tra tutti i livelli istituzionali. Il confronto con la conferenza unificata, con le regioni, le province e i comuni è assolutamente costante e non può che esserlo, sia nelle sedi formali e istituzionali, proprio ieri abbiamo avuto un incontro a livello tecnico di conferenza unificata, sia informalmente, ci sono peraltro qui presenti anche alcuni importanti esponenti di enti locali, della dirigenza pubblica a livello regionale e locale, che collaborano con noi attraverso contributi di idee, di proposte, eccetera, e che ci aiutano a meglio tarare gli interventi e soprattutto meglio organizzarli e calarli sulle realtà amministrative regionali e locali. L'idea è di cogliere da queste realtà anche le migliori pratiche e metterle a fattor comune, facendo sì che il Dipartimento di Funzione Pubblica possa diventare non soltanto, diciamo, un creatore di norme, circolari o indirizzi autonomi, ma una sorta di collettore e amplificatore delle buone prassi che ci sono sui territori. Da questo punto di vista, davvero ogni contributo è benvenuto, il Ministro è aperto a qualsiasi forma di collaborazione e di innovazione. Questo è il momento per fare la vera riforma della pubblica amministrazione, che non vuol dire la grande riforma normativa, ma vuol dire mostrare che l'Italia ha davvero la capacità di amministrare il proprio settore pubblico. Grazie. Grazie Marcella, ti faccio notare che tra i pochi commenti che sono arrivati, non tantissimi, che sono arrivati relativi proprio alla vostra azione al Forum PA in questo momento, sono arrivati molti commenti di lode, di plauso al discorso della mobilità, cioè la gente, gli impiegati pubblici si trovavano stretti in una gabbia. Se noi riusciamo ad aprire a scongelare questa situazione congelata attraverso alcuni processi di mobilità, di osmosi, eccetera, io credo che rimettiamo vita in questo corpo che molto spesso è stato un po' morto, no, ma un po' come l'abbiamo tenuto un po' fermo, un po' congelato, un po' in letargo, gli diamo un po' una sveglia, arriva primavera, gli diamo un pochino una sveglia, penso che questo sia stato importante. Grazie davvero Marcella, noi ci vediamo domani mattina a parlare di semplificazione, raccontando l'altro lato dell'azione del governo relativo appunto a una pubblica amministrazione semplice e immediata per i cittadini. Grazie. Passiamo invece a una seconda parte della nostra ora, in cui entriamo quatti quatti, piano piano, entriamo nelle amministrazioni. Adesso le abbiamo viste un po' come fossimo dei geografi un po' dall'alto, adesso facciamo i topografi, anzi a volte i geometri, e cominciamo a entrare nel cantiere della pubblica amministrazione reale, e quindi cominciamo a parlare di trasformazione digitale, di smart working, di che cosa è stato, cosa ha prodotto, ma anche e soprattutto cosa ci lascia di positivo in termini di trasformazione dell'amministrazione. E lo facciamo con due protagonisti. Il primo è Francesco Raffael Frieri, che è il direttore generale delle risorse Europa, Innovazione e Istituzioni della Regione Emilia-Romagna, e poi avremo Michele Bertola, che è il direttore generale del Comune di Bergamo. Sono due dirigenti pubblici che hanno tutte e due una caratteristica per me molto importante. Nel loro lavoro cercano di mettere al centro le persone, e sulle persone costruire la riforma dell'amministrazione e dei suoi obiettivi. Francesco, ci sei? Ci sono. Eccoci.
Sentite, ciao Carlo. Perfettamente. Tra l'altro hai scritto un libro che si chiama proprio esattamente Smart Work, Trasformazione Digitale e Smart Working nelle Pubbliche Amministrazioni. Ve lo consiglio, tu non avresti mai fatto perché sei una persona in questo senso che non ti imponi, ma lo dico io, un libro fatto con Alessandro Bacci e Stefania Sparaco, molto interessante su questi temi, di cui sono sicuro che tu hai curato la parte di approccio, diciamo, strutturale filosofico conoscendoti al tema. Vai, scusa se ti ho rubato un secondo. No, anzi, grazie per questo spot. C'è anche la tua postfazione, per cui vale la pena leggerla, e ti ringrazio di questo. No, a me, se tu suggerisci un libro, allora io suggerisco un film, che è L'incredibile storia dell'Isola delle Rose, no? Non so se l'avete visto, è bellissimo, e tra l'altro è ambientato, potremmo dire in Emilia-Romagna, ma in realtà è uno spazio extraterritoriale. Di fronte, e questo dà anche il segno della creatività di questa terra e dei romagnoli in generale, che come sappiamo sono una razza superiore. Però la cosa che, perché faccio questa citazione? Perché chi ha realizzato quell'isola ha realizzato una piattaforma, cioè non ha soltanto realizzato, non era soltanto un blocco di cemento. Allora noi quello che cerchiamo di fare quotidianamente col nostro lavoro, diciamo all'ombra dell'assessore Calvano, è quello di creare delle piattaforme, cioè dei posti dove soggetti diversi si incontrino e creano nuovi valori aggiunto. Questa è la definizione di piattaforma, e quindi è un luogo che può anche destrutturare l'economia così come l'abbiamo conosciuta e le relazioni sociali così come sono state conosciute fino all'introduzione di quelle stesse piattaforme. Allora uno dirà, vabbè, ma le piattaforme sono quei pulsanti che abbiamo sullo smartphone. Non è detto. In alcuni casi sono, dal punto di vista fenomenologico, la stessa cosa, cioè sono dei bottoni colorati, ma in altri casi non sono delle piattaforme, cioè sono semplicemente delle applicazioni. Facciamo un esempio, Skype è un'applicazione che consente di chiamare, Teams invece è una piattaforma, perché consente di fare... tante cose. Eppure il codice sorgente è abbastanza simile, appartengono anche alla stessa casa. Però Teams permette di stoccare, non voglio fare pubblicità ovviamente a certe piattaforme piuttosto che altre, però di stoccare tutto ciò che facciamo contemporaneamente dentro un'architettura cloud che mi garantisce la sicurezza, di condividere questi stessi documenti, di fare entrare anche dei soggetti esterni, di permettere votazioni, stanze, articolazioni. Quindi viene usata per esempio anche per la didattica. Ecco perché è una piattaforma. Per cui la domanda è come facciamo a fare in modo che le pubbliche amministrazioni, non esiste la pubblica amministrazione, esistono le pubbliche amministrazioni, nel giro di poco tempo riescano ad avere l'ardire di chi ha fatto l'Isola delle Rose, cioè a fare qualcosa di nuovo che improvvisamente rende le persone felici a costo di essere irriverenti verso l'ordine costituito che c'era fino a prima. E come diceva l'assessore Calvano, cercando di fare in modo che ci siano molte meno file, perché le file organizzano la maggior parte della nostra vita, perfino quella dei nostri figli, che entrano tutti allo stesso orario a scuola, se vanno alle scuole elementari. Adesso che c'è anche il Covid, li devono tenere in file ancora più lunghe, perché devono essere distanziati. E allora questa suggestione... Patrizio Bianchi parlava sempre di customized mass production, no? Come idea della rivoluzione industriale 4.0, quando fino a pochi mesi fa era assessore in questa regione, e diceva qui il punto è riuscire a dare un vestito su misura a tutti quanti. Ecco, allora noi dobbiamo riuscire ad avere tanti colleghi, a lavorare in gruppo, a lavorare come sistemi locali delle pubbliche amministrazioni, capaci di realizzare quel tipo di esperienza. E ciò è molto preoccupante, perché con il non ritorno allo stato di normalità, per cui il new normal non sarà un old normal, adesso è venuta fuori anche la variante Delta, quindi si affaccia un nuovo incubo, i nostri cittadini si abitueranno ad una customer experience paragonabile a quello delle piattaforme che sto citando, cioè Airbnb, che come vedete... spaventa molto gli albergatori. Perché? Perché offre delle esperienze insieme a dei servizi. Se noi non capiamo che cos'è l'esperienza, non ci spieghiamo perché tanti genitori come me sono andati
in un prefabbricato, spendendo l'ira di Dio, alla periferia di Parigi sotto il sole per mangiare male. Si chiamava Disneyland Paris, quell'esperienza, per me terrificante, ma mio figlio era entusiasta di vedere le sfilate di Pluto. E quella customer experience guidata da un'integrazione offline online farà insorgere anche delle aspettative nei nostri cittadini, e se non le troveranno nel settore pubblico si arrabbieranno moltissimo, anche perché qui scontiamo un altro limite. Il limite è che l'aspettativa dei nostri potenziali, scusate se uso questo termine, cliente, non è corretto, me ne rendo conto, è già negativo. Cioè c'è un pregiudizio negativo quando mi devo rivolgere ad una pubblica amministrazione. Quindi noi abbiamo uno sforzo doppio rispetto a quello che avrebbe magari un soggetto che dal punto di vista fenomenologico sarà molto simile, cioè permetterà di far comparire un bottone sul nostro smartphone. Il fatto cioè che nel digital workplace dei nostri colleghi, dei nostri dipendenti, questo aggeggio che diventa anche la porta d'accesso di integrazione anche dei servizi fisici che rimarranno, sconta il fatto che molti avranno dei pregiudizi negativi nei nostri confronti. Allora, chiudo con un passaggio, avendo avuto l'onore di collaborare, di lavorare non solo col presidente dei direttori generali Michele Bertola, che è qui presente, ma anche con la dottoressa Panucci. I nostri piani della performance, con cui noi programmiamo e valutiamo la pubblica amministrazione, a parte essere, come si può dire, dei sistemi tautologici in cui tutti raggiungono tutti gli obiettivi al 100% in tutta Italia, dagli Appennini alle Ande, ma sono tutti basati su un mondo fisico che non esiste più. Cioè, se va bene, troviamo le aperture delle porte d'accesso, il numero di presenze, il numero di certificati rilasciati e altri indicatori fisici di un mondo che era fisico e poco integrato con quello online. Se va male, troviamo nei piani della performance il numero di riunioni, quante volte si sono aperte le persiane, il tasso d'assenteismo e altre cose che, come si può dire, sarebbero date per scontate in un'amministrazione del Commonwealth. Del Commonwealth perché? Perché queste amministrazioni del Commonwealth, in particolare tutta la zona intorno all'Australia, Nuova Zelanda e così via, ma anche il Canada, si stanno invece esercitando sulla capacità di misurare la user experience e di programmare la user experience delle piattaforme che consentiranno la nascita di nuovi servizi pubblici che magari non ci sono, oltre l'abbandono di alcuni servizi che, come si diceva prima, come dicevi tu stesso Carlo, io non voglio fare un certificato in certi casi, ma perché devo digitalizzare una cosa che non voglio fare, di cui non c'era alcun bisogno? Ebbene, facciamo un esempio. Quanti di noi oggi sono in grado di misurare i propri collaboratori, cioè la performance organizzativa, non ci interessa quella individuale, evitando la proliferazione di siti, evitando la proliferazione di reti d'accesso, la diminuzione di pubblicazioni di PDF come sistema di compliance e usare indicatori come la stickiness, il bounce rate, piuttosto che 0% search e cose di questo tipo, che sono di fatto le croci cui affronta un cittadino e un utente quando entra dentro un nostro sito e non capisce come si fa una prenotazione per un vaccino e continua a navigare per mezz'ora, per 40 minuti e poi scrive una lettera perché dice che non è riuscito a comprendere come si faceva a rimandare se quel giorno non si trovava sul suolo patrio. Allora è lì che noi sconteremo la maggiore difficoltà nel far comprendere a tutti che per arrivare a questo risultato ci sarà bisogno da una parte di una conoscenza tecnologica e soprattutto STEM, soprattutto matematica, perché tutti gli indicatori che sto nominando passano per la capacità di comprendere qualcosa di matematica, qualcosa che ha a vedere col calcolo. E dall'altra però la capacità di modificare le organizzazioni, di farle vivere, di dare per scontato che se un'organizzazione rimane la stessa dal punto di vista della macrostruttura tra una trasformazione industriale e l'altra, come avrebbe detto Patrizio Bianchi, è sicuramente sbagliato. Cioè non è possibile che una rivoluzione industriale mantenga le macrostrutture e gli aspetti fenomenologici con cui si relazionano le persone e costruiscono i propri obiettivi, che sono appunto le organizzazioni allo stesso modo, mentre si attraversa una trasformazione industriale. Allora, come diceva l'assessore Calvano, siamo stati sospinti dalla pandemia. Cogliamo queste opportunità e lavoriamo assieme al governo, al Ministero della Funzione Pubblica per approfittare di questo momento per imprimere.
un parere personale, credo che queste prime disposizioni 76, 77, 80 abbiano molti allentamenti di vincoli che abbiamo sofferto finora. Speriamo che il Ministero della Funzione Pubblica vada avanti in questo modo e ci permetta anche di giocarci la carta dell'autonomia. So che molti miei colleghi non condividono, non vogliono essere autonomi, però ecco, se quando si cresce, quando si diventa grande, dico al mio figlio più grande che è adolescente, poi bisogna essere anche capaci di rispondere dei propri obiettivi e quindi di essere autonomi. Quindi non si può invocare il ritorno del tetto del salario accessorio, del tetto del lavoro flessibile. Grazie. Grazie a te Francesco, sai che su moltissimi punti siamo in perfetto accordo, quindi non chioso quello che stai dicendo. È molto interessante questo approccio dell'amministrazione pubblica come piattaforma, quindi come abilitatore di opportunità. Ci siamo molto abituati a questo, ciascuno di noi ha il telefonino, l'iPad che ho davanti io adesso e siamo abituati a usarli per accrescere le nostre possibilità di agire nel mondo, e se l'amministrazione pubblica ci aiuta a questo la prendiamo come il nostro interlocutore, se non ci aiuta andremo da qualche altra parte, come tu hai detto, perché sostanzialmente noi ormai siamo abituati, siamo svezzati. E l'altro punto, quello che tu dici, anch'io ormai figli ce l'ho grandi, ormai adolescenti sono i nipoti da nonno, ma mettere insieme autonomia e responsabilità è fondamentale. Io non posso chiedere responsabilità se non do autonomia e non posso dare autonomia se non pretendo responsabilità. Queste due cose vanno sempre insieme, vanno insieme per i figli, ma vanno insieme anche per le istituzioni. Grazie Francesco, passiamo a Michele Bertola. Michele, io non ti faccio altre domande, hai sentito le cose, conosci bene l'argomento, ma conosci anche bene le persone che ne hanno parlato, per cui non devo dirti altro. Come interpreti te questo momento di una Next Generation PA? Grazie Carlo, buongiorno a tutti e appunto mi permetto qualche osservazione basandomi anche sull'esperienza di Presidente dell'Associazione dei Direttori Generali degli Enti Locali, quindi avendo diretto direttamente 5 comuni, ma conoscendone un po', mi permetto alcune osservazioni anche perché è molto stimolato dagli interventi precedenti. Faccio una sequenza di questo tipo. Primo punto. Regione Emilia-Romagna, per come l'ho conosciuta direttamente e indirettamente, ha agito in questo modo. Quando era ora di provare a introdurre un'innovazione che avrebbe potuto coinvolgere gli enti locali comunali o provinciali, non ha mai agito, a mia memoria, obbligando a fare dei piani, degli adempimenti, dei passaggi. Ha sempre ragionato in termini di opportunità e incentivazione. Perché, a parità di normative, le unioni comunali sono più diffuse in Emilia-Romagna rispetto a qualunque altra regione? Perché lo smart working si è diffuso con un progetto che ha coinvolto spontaneamente molti comuni a parità di normative e di piani? Perché la rete dei dati è la più sviluppata e quella più collegata con la migliore regia regionale di tutte le regioni? Guardate, non è un problema, non sto tessendo le lodi della regione Emilia-Romagna, di cui potremmo ragionare a lungo anche sui limiti. Sto tessendo le lodi di un metodo diverso. L'esperienza di, ahimè, ormai tanti decenni, non voglio dire quali, in cui faccio questo mestiere, mi fa dire che sempre, con la migliore buona volontà, noi vogliamo partire con riforme e cambiamenti. Poi, e guardate, credo di essere tra i presenti quello che ha lavorato solo per il pubblico per tutta la vita, quindi mi definisco un vecchio burocrate, sono di quella razza lì. So che siamo straordinari nel fare una cosa. Noi mettiamo nell'input idee innovative. Quello che esce da noi sono regolamenti, norme e, nella migliore delle ipotesi, piani obbligatori da fare. Allora, ci viene il dubbio che forse bisogna cambiare qualcosa in questa sequenza. Questo è un problema serio. Ora, io sono d'accordissimo, ad esempio, sull'idea che avevamo tanti piani, no, da fare, eccetera, che adesso magari ne facciamo uno. Ma non è il vero cambiamento, permettetemi, non è il vero cambiamento. Bisogna fare in modo che noi, come mi permetto di dire, ci ha insegnato la pandemia,
spostiamo la nostra attenzione dal passaggio al risultato finale. Ora, è vero che parlo come presidente di Andigel, però sono direttore del Comune di Bergamo. Gli appassionati di calcio avranno visto lo straordinario gol di Pessina di qualche giorno fa con la nazionale. Un tocco essenziale mirato al risultato. Niente fronzoli, niente scene, niente serpentine. Tac! Allora, perché? Perché lì il tema è quello della finalizzazione. Allora io mi dico, con la pandemia noi abbiamo scoperto e stiamo scoprendo alcune cose straordinarie. Che per esempio nel nostro schema di pensare c'è un nuovo bisogno e noi ci mettiamo un nuovo servizio di fianco non funziona più. Molto spesso chi è portatore del bisogno da un certo punto di vista è anche la risorsa per risolverlo. Pensate questo schema sulle persone che lavorano nelle pubbliche amministrazioni o nei comuni. Lì dentro c'è un'opportunità straordinaria. E l'esempio dei comuni piccoli, che è un problema serio, no? che veniva accennato prima. È chiaro che la difesa non può essere, e qui devo dire invece che l'ipotesi che c'è nel decreto legislativo, dal decreto legge 80 parte da un'ottima ipotesi, cioè la difesa non può essere io sto per conto mio e obbligo i miei dipendenti a rimanere a vita nel mio comune se non con un mio permesso. Questa è una visione miope, è ottima l'idea di creare maggiore mobilità e maggior cambiamento. Io aspetto con ansia il giorno che si presenti nel mio ufficio un dipendente e mi dica: direttore, mi spieghi che cosa ho fatto di male? E io gli chiedo: ma perché mi fa questa domanda? E lui mi risponde: direttore, è 10 anni che sono nello stesso ufficio e nessuno mi ha mai trasferito. Oggi, quando trasferisco qualcuno, entra dalla porta e mi dice: cosa ho fatto di male per essere trasferito? Quindi assolutamente dobbiamo cambiarlo. Su questo però pongo un tema serio che c'è. I contratti collettivi nazionali sono diversi da un comparto all'altro. Quello degli enti locali è il più povero di tutti, quindi diventa difficile immaginare di essere competitivi con gli altri comparti. Quindi la semplice misura del nulla osta per spostarsi è un problema. Ma perché non vogliamo infrangere un'altra legge pazzesca che c'è stata in tutti questi anni? Quando si rifanno i contratti degli enti locali, dei dipendenti, devono arrivare per ultimi. Prima si fa il contratto collettivo nazionale, dei ministeri, lo Stato centrale, eccetera, con l'effetto che quando arriviamo a fare quello degli enti locali, a parte che i soldi sono finiti, ma tutti gli elementi, come dire, normativi stretti messi nel contratto del livello superiore si applicano all'ente locale. Qualche volta invece, magari partendo da qualche esperienza interessante dal basso, si può introdurre qualche innovazione interessante. E per questo il tema anche del vincolo sulle assunzioni, sulle modalità con cui si può assumere, si può fare davvero, davvero tanto, sulla possibilità di scambiarsi le persone da un ente all'altro, favorendone percorsi di carriera. E su questo, e vado verso la conclusione, il tema fondamentale, ce lo siamo detti, è quello delle competenze. E sulle competenze ce n'è una che non vale di più, non è la parola giusta, ma è essenziale perché vengono messe a frutto eventuali nuove competenze di carattere tecnico di cui oggi siamo carenti. Traduco. Adesso noi ci stiamo attrezzando, grazie anche agli interventi che sta facendo il governo, per poter assumere migliori informatici, migliori ingegneri, migliori tecnici. Ma per far sì che questa iniezione sia positiva, abbiamo un problema, abbiamo un problema. Serve qualcuno negli enti che abbia nella testa la necessità di farli lavorare insieme, di creare maggiori collegamenti e interni agli enti e tra gli enti. Su questo mi sembra invece che non vedo delle innovazioni importanti. In particolare mi riferisco a chi oggi può guidare e dovrà governare i finanziamenti del PNRR nei comuni. Ora, nel 2009, in maniera frettolosa, in pieno clima da spending review, venne inserito in un collegato alla finanziaria un piccolo comma, fuori da qualunque contesto di riforma generale, che diceva:
i direttori generali degli enti locali, che è sempre stata ed è bene che rimanga una possibilità e non un obbligo, non si può più avere nei comuni sopra i 15.000 abitanti, ma solo sopra i 100.000 abitanti. Da allora è cominciata una lunghissima discussione sul tema di chi può condurre, di chi può guidare tecnicamente gli enti locali. Sono passati 12 anni, si sono succeduti tentativi di riforma, abolizioni che poi non hanno trovato il decreto legislativo, ancora si parla di un disegno di legge globale, ma noi abbiamo un problema urgente. Abbiamo un problema urgente. I soldi del recovery, il portarli a risultato e misurarne gli impatti, è un problema che abbiamo adesso. Se non attrezziamo gli enti capaci di vedere l'obiettivo, di collegare i pezzi diversi, noi non ce la faremo. Allora dico, in questo clima dove si va dal risultato, facciamo una cosa semplice, diciamo che almeno da qui al 2026 apriamo questa opportunità di poter avere qualcuno che guida i comuni, che favorisca il nuovo approccio. Perché altrimenti guardate che tutte le altre cose, se non mettiamo all'interno un sistema un po' più ricettivo di questa forte novità, poi non capiremo perché avremo buttato via i soldi senza raggiungere il risultato. Guardate che la logica dell'adempimento è durissima da superare, è durissima. Chi ci lavora da anni sa quanto è complicato. Ed è paradossale, non posso fare una norma che dice che non sono più, come dire, solo le norme a regolare le cose, perché sono in quella stessa logica. Serve un approccio culturale diverso. Peraltro, questo ragionamento delle figure apicali dei direttori generali degli enti permetterebbe anche, credo, di promuovere un po' di più quella mobilità tra enti, perché io sono convinto che in tantissimi enti c'è gente bravissima, straordinaria, funzionari, dirigenti, ma che se rimangono nello stesso sistema, non fosse altro per abitudine, per fatica, non possono tirare fuori queste energie. Quanti dirigenti funzionari ho visto che nel loro ente ormai avevano dato tutto, ma l'opportunità di potersi sperimentare in un'altra parte ha tirato fuori risorse straordinarie. Quindi per me questa è l'occasione. Quindi favorire progetti che incentivano più che obbligare a fare dei passaggi. Sistema delle assunzioni e dei contratti coerente in modo da favorire l'innovazione là dove c'è. Terzo, la guida dei comuni in questi anni di persone che siano in grado di rendere coerenti le iniezioni e le risorse che arrivano. Non si può dire che non sia stato chiaro, quindi questi tre punti sono punti che hai espresso con grandissima chiarezza. Adesso ripassiamo a Paolo Calvano, che ha il compito di, come assessore, ha il compito di chiudere questa nostra ora e di riprendere il tema competenze e innovazione dal punto di vista della direzione politica di questo processo. Grazie di nuovo, Presidente. Cose che sono emerse credo che tratteggino davvero quella che può e deve essere la pubblica amministrazione per riuscire a vincere la sfida del PNRR. Deve essere anche una pubblica amministrazione che nel dotarsi delle nuove competenze e di nuove competenze lo fa nel più breve tempo possibile. Il ministro Brunetta giustamente ci ha detto ci sono le condizioni per completare dei processi di selezione nei 100 giorni. Lo dico in presenza della dottoressa Panucci, abbiamo appena fatto un concorso in Emilia-Romagna, tutto online, per dei tempi determinati per proseguire il processo di ricostruzione post-sisma. Abbiamo chiuso tutto in 45 giorni. Un'operazione straordinaria, merito non dell'assessore, ma merito di una struttura fatta di persone che, utilizzando tutti gli strumenti legislativi e tecnologici a disposizione, hanno messo in campo, diciamo così, una macchina che ha consentito di raggiungere il risultato in tempi brevissimi. Replicheremo così per portare anche diverse decine di giovani sotto i 31 anni attraverso il contratto di formazione lavoro, con un concorso che contiamo di espletare nel giro di 70-75 giorni, perché i tempi sono fondamentali. Il PNRR è una sfida nel merito, ma anche sui tempi, soprattutto sui tempi. Nel merito perché dobbiamo essere nelle condizioni di non cadere nella tentazione di usare risorse straordinarie per fare l'ordinario. Nei tempi perché
quel 2026 non deve essere vissuta all'italiana, cioè tanto ci sarà una proroga, perché se la viviamo all'italiana la viviamo nel modo sbagliato e rischiamo di viverla in un modo nel quale quel cambio di passo indispensabile che ci deve essere per la pubblica amministrazione, il paese nel suo complesso, rischia di non esserci mai. Mi permetto un'ulteriore digressione sul quanto l'investimento in competenze debba essere accompagnato anche alla cura delle persone che lavorano nella pubblica amministrazione. Provo a spiegarmi. È importante fare un concorso in tempi molto rapidi, ma occorre anche far sì che, quando quelle persone vincono un concorso, siano immediatamente accolte dentro la struttura nella quale dovranno andare a lavorare. Per questo in Emilia Romagna abbiamo messo in campo il progetto di onboarding, cioè uno che lavora già all'interno dell'ente si fa carico della persona che entra all'interno dell'ente attraverso un processo che faccia immediatamente sentire quella persona parte integrante della nuova squadra di cui fa parte. Così come è fondamentale, lo diceva molto bene anche il dottor Bertola, far sì che le competenze possano essere costantemente aggiornate. Noi abbiamo fatto gli accordi con l'università per mettere in campo dei master per formare i nostri manager, ma non per fargli acquisire semplicemente un titolo di studio, ma per poter far sì che l'aggiornamento delle loro competenze, soprattutto in una fase come questa, li metta nelle condizioni di poter rendere più efficace e più efficiente la macchina pubblica. Così come dicevo prima, cura delle persone significa anche, per certi versi, mettere mano al diritto del lavoro. Lo dico anche rispetto allo smart working. Lo smart working apre una frontiera di nuovi diritti e di nuovi doveri per quanto riguarda i lavoratori. C'è il tema del diritto dovere alla connessione, del diritto dovere alla disconnessione. C'è il tema di come interpretiamo lo smart working in modo innovativo e non solo come elemento con cui affrontiamo l'emergenza. Certamente occorre fare un salto di qualità anche nel non interpretare lo smart working semplicemente come telelavoro, perché se interpretiamo lo smart working semplicemente come telelavoro, ad esempio tutto il tema dei buoni pasto, concordo, non deve esistere, ma se invece interpretiamo lo smart working come lavoro ubiquo, nel quale io non ho un posto fisso all'interno dell'ufficio, ma mi sposto a lavorare su postazioni di co-working sparse in giro per la regione o all'interno della mia città, io sono un lavoratore che si sposta come quello che va all'interno del proprio ufficio. Quindi forse quel tema del buono pasto, lo dico perché stiamo parlando appunto di diritti e doveri dei lavoratori, va affrontato. Così come ammetto, l'ho detto da assessore, lo ripeto, a mio avviso non consentire il congedo parentale a uno smart worker significa non tener conto che fare smart working non significa stare a casa con i figli, significa lavorare in team, lavorare per obiettivi, lavorare con quello spirito di autonomia e di responsabilità che lei, Presidente, prima richiamava in uno dei suoi interventi, che deve essere anche la nuova frontiera della pubblica amministrazione. Più autonomia, più responsabilità. Ovviamente questo ha a che fare con un'adeguata misurazione delle performance, con un'adeguata misurazione quindi nel raggiungimento degli obiettivi e nella valutazione degli effetti anche delle politiche che si mettono in campo. Valutazione degli effetti delle politiche che non è solo utile per valutare coloro che lavorano nella pubblica amministrazione, ma deve diventare anche un elemento di valutazione della politica e di chi è chiamato a guidare le istituzioni. Quindi, e concludo, abbiamo di fronte a noi una grande sfida, che è appunto quella di riuscire a mettere a terra in tempi rapidi, in modo efficace ed efficiente, una mole di risorse che è molto superiore a quella del piano Marshall. Se riusciremo a farlo nei tempi e nei modi di cui stiamo parlando e che penso siano nell'obiettivo di ciascuno di noi, penso che davvero ci ritroveremo fra 5-6 anni con un paese molto diverso rispetto a quello che è entrato o è stato travolto dalla,
dalla pandemia. È un'occasione che non possiamo perdere, e a partire da quello che possiamo e dobbiamo fare dentro la pubblica amministrazione. Grazie, grazie davvero Paolo Calvano, grazie alla Regione Emilia-Romagna tutta, non solo perché ha messo in piedi questo seminario a cui ho avuto il piacere di partecipare, molto interessante, ma anche perché percorrendo la strada dell'innovazione per tanti versi aiuta e segna la strada che dovremmo fare tutti quanti e che siamo chiamati a fare tutti quanti. Bene, stiamo finendo la quarta giornata, vi aspetto tutti domani, ci sono altri appuntamenti importanti, di qualcuno abbiamo già parlato, gli altri li troverete sul nostro programma, sempre sul sito www.forumpa.it. A presto.